Stasera cor a cor mezzo grana, a doce vera sulla menta luna, e chiuda stregna e chiuda fai vicina, e chiuda basa e chiuda fai basa, da basa io ritornello in una canzone, tra l'albero e cerasa vole va. Accarezza me, senta fronte che mi brucia, ma perché non me la bacia sto desiderio te. Accarezza me, questa immane avvalutata, fa scordare tutte peccate, stringe d'abbraccio a me. Sotto a sto cielo, tra punta di stella, ma fai sentisti dedi in te capilla, voglio sonna, basanna sto occhio bella. Accarezza me, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi rapace sto desiderio e te. E un rilorgio lentamente suona, ma un tempo si è fermata insieme a luna, e mi vorrei dormire mezzo a sto grana, tutta una vita per l'eternità. E tu mi accarezzassi piano piano, e mi passassi senza mascità. Accarezza me, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi rapace sto desiderio te. Accarezza me, questa immane avvalutata, scorda tutti i peccati, stringimi in braccio a te. Grazie, grazie per tutti gli schiaffi, lei è stata proprio un amore, guarda. Si accomodi, se vuole restare oggi, anche oggi, certo. In questa puntata, in questa seconda puntata. Certo. Oh, abbiamo il nostro, il maestro, buonasera, buonasera, bene, sì, buonasera a questa seconda puntata, come ci ha consigliato il nostro critico nella prima puntata, abbiamo insomma messo qualche tavolino, abbiamo questa bellissima scenografia. Un momento. Volevo ricordare a mia madre che sta facendo carriera. Ciao mamma, possiamo continuare? Sì, no, la cosa bella è che io ho cominciato con Accarezzami questa canzone, c'è la seconda Maros. Voglio presentare il cast di questa puntata per chi non ha visto la prima. E se non l'avete vista la prima, bene avete fatto, perché la seconda è più bella. Allora, come dice, com'è bello lo primo amore? Lo secondo è meglio ancora. È meglio ancora, ma che si bello? È meglio ancora, perché allora, no, un momento. Allora, abbiamo il nostro Gino Braucci, Don Salvatore, ecco qua, facciamo un applauso. Abbiamo Delia, la nostra cantante che sa cantare e sa pure menare, giusto? Abbiamo Gaia, la nostra voce a mezzo busto dei giovani. Poi abbiamo Ludovica, Cher Ludovic. Bravissima, bellissima, sì, sta a fare i segnali dei fumi.
Abbiamo poi, ah, ecco la nostra signora, la signora della casetta, ecco questo. Ciao Antonio! È il marito. È il marito che oggi, per chi non ci ha seguito nella prima puntata, oggi non è presente. No, è influenzato. È influenzato il marito, è influenzato. Poverino, poverino, mi dispiace. Mi dispiace, mica da morire. Però un malego, cioè non è che... C'ha un po' di mal di gola suo marito? Sì, abbastanza. C'ha abbastanza di mal di gola. Vabbè, c'ha abbastanza mal di gola. Vabbè, guarirà. È un termine medico, abbastanza mal di gola. Sì, sì. Ciao Rosa. Ciao Rosè. Ciao. Allora, questa è la signora, è un individuo da preservare. Da preservare. È perché è l'unico essere... Che dice abbastanza quando ci sono. No, è che giustamente è ancora tra le poche persone che stanno a casa a fare casetta. Ah, giusto. E cucinano per i mariti, per i figli. È unica praticamente. È unica, un individuo. Ah, abbiamo anche Bambolotto qui, Bambolotto, ecco qua. Che noi affideremo adesso nelle mani di Delia. Perché nella prima puntata l'abbiamo affidata a Delia, mo si è affezionato uaiuno, esatto. E la vostra. E poi abbiamo il maestro Vincenzo VI. Maestro. Ci allieti. Ci allieta. Ci allieta. Ci allieta. Sono qui accanto a te, guardi il mondo, vedi me, aspetti. Presenta un inizio, di te mi ha fatto prendere il vizio. Quando ti guardo qualcosa si muove, un brivido sento, per me questo è amore, sì. Ti piace sapere che tre sono le cose che tu devi ricordarti di fare. E io che faccio te le suggerisco, guardandoti negli occhi lo preferisco. Stringimi forte, non mi lasciare, questo è il regalo del mio Natale. Tienilo a mente, prestami ascolto, sono innamorato del tuo bellissimo volto. Volto. Quante emozioni mi fai provare, il tuo sorriso mi fa volare. Salutato? Sì, saluti mia mamma. Momento, signor Bonomio. Allora, signor Bonomio. Spigliato. Caccia fa. Ma volete essere ospite? No. Il nostro proprietario di studio. Un applauso al proprietario. Al proprietario. Al proprietario. Si mette qui, si fa salvare la casa, si ferma, per il dito, lo porge l'indice. Insomma, mi fate capire. Fermi un momento, si fermi. Può salvare mia madre? Buongiorno signora. Ciao mamma, come si fa? Come si? Maria Rosa, come? Stefania. Buongiorno Stefania. Ciao mamma. Un momento. Ma è sera. Buonasera Stefania. Buonasera signor Buonomo, abbiate pazienza. Buonomo. Buonomo. Ma voi appartenete a quello dei Dersivi? Di Dersivi appartenete a quello dei Dersivi? No, quello era il Buonomino bianco, io sono più scuro. Insomma, sì, da me, io stavo parlando con l'amministratore a telefono. Insomma, sto cristiano, vuole sapere... ma qua che si fa la sera? I condomini stanno protestando, stanno...
vorrebbero capire che si fa, se sono, se canta, anche dopo la mezzanotte, loro allora... non riescono a riposare. E allora la mattina... Io pongo! Lui si oppone. No, no, non si oppone. Lui ha fatto di pongo, è immaginabile. È padrone di casa, abbiate pazienza, abbiate pazienza. Lui è padrone di casa, può fare. È uno. E sta a arretrare lui mi dice, quindi... Bravo, ecco, io questo volevo dire. Non venire più, ti pago io. Vabbè. E qua non ne venire più. No, no, quello è un altro film. Allora, sono due pigioni arretrati. Sapete, artisticamente a me mi piace questa cosa, però l'ha vista la prima puntata? Sì, come non l'ho vista, mi è piaciuta, però l'ha vista la prima puntata, è solo mia mamma. Ciao Stasi, buongiorno Stefani. Ho problemi, sì, che qua buonasera Stefano. Il problema è che i condomini della protesta la mattina dice devono andare a lavorare. E che sia un problema. E quindi noi dobbiamo... Niente, mi ha dato un piacere, visto io ho visto la prima puntata, mi è piaciuto. Ma giuro. Se voi mi portate a Mina, qua, l'Aquila di Cremona. No, che le, la tigre. L'Aquila di Brescia. È un altro animale, no. Cremona del cagisso di Caivano. Oh, cagisso. No, la Mina, la tigre di Cremona. Il Bingonghio. Quella è la Zanicchi. No, Mina chi è? Mina, i Dagamini. Mina Mazzini. Quella che sta a Lucano. No, Lucano noteino. No, Luca, no, ce l'hai il cane. Che è il fenicottero di Lucano. No, Mina c'è un cane, si chiama Uffa. No, mi piace più assai che venga. Allora, si chiamava Uffa, insomma, il cane. Insomma, signor Bonomio, con tutti i rispetti dei presenti, se voi... Qua ci parlammerò con lui. Se voi mi portate a Mina qua, io condono pure i due pigioni e siamo tutti contenti. E poi con l'amministratore mi lavito io. Però dopo mezzanotte, se si può abbassare un po' il volume. Ma noi, se mi porta a Mina qua... Buonasera, signora Stefania. Quindi se mi porta a Mina qua... Io sono contento. E i pigioni niente, non ci sono pigioni, solo fenicotteri. Vabbè, arrivederci. Ciao. E come si fa? Dobbiamo portarci Mina, dobbiamo portarci Mina. Vabbè, fa una cosa, via carta e penna e scrivi problema, dobbiamo portare Mina nello spettacolo. Aspetta, ce l'ho io la soluzione, tengo la soluzione. I che tengo? Che c'hai tu? La soluzione. No, la soluzione ce l'ho. Ah, c'è la soluzione. Allora, maestro, suspense. E signore e signori, io vi giuro, vi prometto, e vi metto per iscritto italiani! Ma d'accordo? No, pensavo. Ecco il tempo che fa. Rifaccio la suspense, si susciamo fa. Risospansi. Vi giuro. Vi prometto e sto sicuro che a Mina la faccio venire qua. Ci può fare un zanzaro? Grazie. Posso fare una telefonata? Telefoni pure. Allora, possiamo fare una cosa? Intanto. Sì. Aspetta. Resto un attimo. Allora. Ci puoi regalare una cosa? Vieni qua, vieni. Ci regali. Vieni qua. Allora, maestro, se mi dà un attimo questo. Prego. Che siccome oggi fa una telefonata, no? Allora, visto che sei stata così carina, così graziosa prima, certo. Mi hai fatto tutte quelle carezze, mi hai fatto consulare. Ovvio. Adesso se ci canti una bella canzone, magari, che ne so, puoi fare, ecco, l'altra volta hai fatto un omaggio a Mina, però mo Mina viene là in puntata. No, non va bene se la possiamo fare io. Una canzone che ha cantato Mina, ma che non è di Mina. Per esempio, quale? Io domani. No, le ha cantato mo. No, la canto io domani, però. No, le ha cantato mo, perché rimane troppo. Ora la canto io. La canzone. Non ho capito, scusi. Canto domani, o motivo. È una canzone. O motivo è una canzone. Quando si entra tu, titolo. È una canzone. Secondo me. No. Titolo, punti, io domani. Ah, quella di Marcella. Ci mette pure due punti nel titolo. Che bella. Che bella, chi è? Marcella. Che bella. Bellissima. Aspetta. Marcella bella. Si è messo per iscritto che lo spettacolo è sponsorizzato dall'INPS. Ma quando mai dall'INPS? Anzi, uno sponsor c'è di puntata. E chi è? Caffè Celestini di Acerra, salutiamo. E anche mia mamma. Ciao mamma. Ciao. Vieni qua, Cerruromic. Siccome questa è la puntata sul varietà, io siccome devo andare a fare una telefonata urgente, perché devo chiamare... Non ci credi che oggi chiama a me? E poi vediamo se dice la verità. Guarda, muovri. Allora, presenta lei. Come la devo presentare? Nome. Stile varietà. No, dico,
Delia. Con nome? Delia. Ok. Vai. La guardi. Fai un sorriso alla camera. E fai... Signore e signori! Signore e signori! Allungo perché non pare la stata lunga. Delia! Delia! Però non. Delia, però non lo dice. Delia. Vabbè, ragazzi, io vado un attimo. Vorrei avere voi questa cosa, ok? Ci vado. Ok. Pronto? Io domani glielo dico che non l'amo più. Gli confesso che al suo posto ora ci sei tu. Ho lottato contro l'attrazione strana delle tue mani. Mi facevo scudo con un sentimento che era spento. Cosa importa se con lei dovrò dividerti? Meglio respirarla piano la felicità, aspettandoti. Io domani avrò cura dei pensieri tuoi. Sarò donna pure. Televisione che si scopa tantissimo. Ecco questo. Con questa. Sì. Vuoi fare una cosa? Dimmi, dimmi. Spazza un po' che sì. C'è polvere. Vai, fatemi. Allora, dunque, bisogna avere anche il momento serio, lo vogliamo fare?
Questi cellulari, se mettiamo la modalità aerea, silenzioso, cosa, perché ci dà fastidio? Abbiamo un microfono... Non ti scorda. Non ti scorda, che? Non ti scorda, è 9:30, c'è andato. E sono 9:15. Scusi, si può spostare un attimo, che devo... No, perché sennò non mi spruzzo. Devo fare della pulizia televisiva. Bisogna fare della pulizia. Persino Berlusconi. Bisogna essere puliti. Berlusconi, what's that? Allora, dunque... Dunque, vogliamo, facciamo il momento serio. Giovanna può che talk, no? Certo, se no poi dice che uno canta solo, cosa? Talk, se no uno banalizza. Uno viene con la banale scusa, che poi non... Allora. Si tocca con la banale. Allora, signora della casetta, cosa sta facendo oggi? Ah, signora è francese? Punto Grammy. Della casetta, sì. Punto Grammy. Che sta regali facendo? Dopo. Punto Grammy. Vabbè. Faccio tanti quadratini, poi li metto insieme e decido cosa fare, una borsetta, un cappellino, mia nipotina. Ma a proposito, facciamo anche questa puntata, abbiamo il termine acerrano. Ah già, giusto. Allora, anche noi della CIA... È un elefante in un negozio di cristalli. Noi, ecco, voi CIA, tutti sapete. Chi è la CIA? Non mi ricordo. Dici via la CIA, ve lo spiego. Voi dell'ultima puntata siete sicuramente preparati da casa, ripetiamolo insieme. Io faccio parte della CIA, Communication International Afragola. E mi occupo quindi di studiare i vari idiomi degli idioti, non come lui o come tutti in trasmissione, gli idiomi che sarebbero le varie i vari colori che può avere un dialetto o una lingua. Ecco, l'idioma di oggi, la parola idiomica di oggi è Zuculorio. Oh, vediamo chi nel cast sa Zuculorio. Qualcuno di voi sa cos'è Zuculorio? Zuculorio. 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 No! Salviamo tutti i zoccoloni a casa. No, ecco. Mi scusate, saluto a mamma. No. Mamma no! Zuculorio! Un colluttorio! Guardi che c'è mio padre che l'aspetta fuori lo studio! No. Zuculorio! Non lo so! Ah, sì! Lo dica, lo dica! Un aiuto? Un aiuto da casa! No, allora, questo aiuto del pubblico! Allora, Zuculorio 1! Zuculorio 2! Zuculorio 3! No! Secondo voi è... Aspetta, è quiz! Dai! Vabbè. Zuculorio significa... Lettera numero A. ABC. Allora, lettera A. Lettera A. Zuculorio significa donna di facili costumi. Cioè, una che sta... Aspetta, capito. Sì. Saluta la fidanzata del bambolotto. A questo punto. Allora. Lettera numero B. Lettera B. Zuculorio significa avere fame, desiderare qualcosa. Secondo me era bramare qualcosa. Wow, chi lo come in Zuculorio? Quell'uomo com'è? Sta proprio in Zuculorio. Risposta C, stare tra veglia e sonno. Questo. Allora, tu che dici? B. Questo. La B. A. B. B. A. Tu. C. 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 D. Non c'è sta D. No, ha capito male. No, ci sta. Zuculorio. È Schopenhauriana, diceva sempre mia mamma. Tua madre diceva sempre Zuculorio. Questa parola. Ma sicura? È stata adottata da Cerra, ma è dell'arcaico napoletano. Zuculorio, risposta C, stare tra veglia e sonno. Ha ingarrato, mi so forte. Ha ingarrato? Sì, ho detto C. Zuculorio, Zuculorio. E adesso, stesso da posto, ecco, fai la presentatrice di varietà, quella che sta ai tavolini, tipo... Anzi, fai una cosa, roba che mandiamo la pubblicità. E invece a prendere due caffè alla. E portiamo. Volete un po' di caffè? Sì, giusto perché. Quindi quanti ne devo portare? Allora. 27. Allora, vai. Giovedì 16 dicembre. Giovedì 16 dicembre. Dagli studi Dream Music di Napoli. Dagli studi di Dream Music Napoli. E con noi. E con noi. Giuseppe Gatto. Giuseppe Gatti. Gatta! Una gatta. Gatta. Gatto. Sono 44. Dobbiamo dare l'angolo della poesia, ecco qua. Buonasera Giuseppe Gatto, diamo il venga qui. Allora, bisogna rendere culturale anche questa trasmissione. Venga, mi serve una figura bella a fianco a me. Okay. Oh, ecco. Bisogna rendere culturale questa trasmissione. Sì. Oh. E quindi che mi fa? No, c'è l'angolo della poesia. Ecco, quindi praticamente dovremmo un attimo spostarci più in là.
È l'angolo. È l'angolo. No, 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 fermi. Scusami. L'angolo. Scusate un attimo. È là, là dietro. L'angolo è quel posto là. Ma pure questo. A nome. No, lo mettiamo al centro perché sennò... allora dici a angolo. È angolo, è in calcio d'angolo. E sta qua... qui quando pallone. No, mi piace, ma mi piace. Io voglio fare l'angolo della poesia, voi mettete... Allora. Vabbè. Giuseppe Gatta, sei un poeta, tu sei anche un professore. Sì. Tu dici, ma che ci faccio in questa trasmissione? Un poeta. È perché noi vogliamo dare anche un... Allora, noi abbiamo poetica. Ah, un momento, un momento. La salutare la mia salutiamo madre. La madre di, ciao, di mamma. Edoardo, sì. Di Edoardo. Poi alla fine del quattro puntate non ci fa una cena, no? La mamma Edoardo. Allora, no, perché noi ogni puntata abbiamo l'angolo della cultura. Nella prima puntata abbiamo avuto comunque omaggi a Pino Daniele, cose. Mo la poesia. Siamo molto culturali. Siamo passati da Pino Daniele a me. Ah, vabbè, Pino Daniele, ma ci saranno altre cose in puntata, ma non le possiamo svelare. Leggiamo le poesie. Noi ci sediamo e ti ascoltiamo, va bene? Ok. Allora, Charlurovic. Lei è impegnata stasera? Pure tu, vabbè, ho già capito, stasera. Ma che fai, mi tradisci? No, no, è che io, per carità, io sono proprio fidanzato a vita con te, non è, mica per questo. Allora, leggo per voi questa poesia che si chiama Mai Tai. Il piede vagamente incerto, cercando appena un pezzetto di lastra, e da quel punto perdermi nell'immensa vista del mare, dipinto coi colori della notte. Seduto, con le dita mi divertivo a far roteare nel bicchiere il rum, insieme a lime, aspirazioni e rancore. A piccoli sorsi vuotai tutto e guardai le immagini di fronte. Così sentivo dentro potenza e lussuria, estordimento di senso e di paranoie. A tratti però un lieve ricordo. Sognavo, dirigendo lo sguardo verso l'oltre, di dividere in due metà perfette il mare dipinto di notte. Grazie, grazie mille. Ha fatto piangere. Tipo bravo. Questa invece si intitola Come un guerriero. Chi scrive è come un guerriero. La spada è una penna, un foglio la sua arena, il cuore come armatura. Così come il guerriero, con anche un'infima stilla di vita, lotta in nome del suo padrone, chi scrive scava nel più piccolo pensiero per volontà della sua ispirazione. Il guerriero realizza il suo scopo nel momento in cui raggiunge gloria e onori. Chi scrive trova sollievo quando, leggendo la sua traccia nera sul bianco, avverte l'anima in frastuono. Bella. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Oh, abbiamo alzato il livello culturale della trasmissione. Caro Giuseppe, io ti ringrazio per essere venuto. Grazie a te. Grazie. Ma questo libro, facciamo vedere che cos'è. Questa è una raccolta poetica alla quale io ho contribuito con 12 poesie insieme ad altri autori di questa casa editrice, Dante Bus. Ecco qua, Dante Bus. Beh, sì, all'epoca i poeti sì, di Via Margutta. C'era il bus per i Guelfi, sì, e esatto, il tram per i Ghibellini. I poeti di Via Margutta. Sì. Grazie Giuseppe, è stato un piacere parlare di poesia. Aspetta, prima che vai via, un abbraccio, sei stato bravissimo. Grazie, grazie. Mi hai fatto piangere, mi hai fatto emozionare. Vabbè, a me no. E anche a te, dai. Vabbè, lui fa piangere per altri motivi. Vabbè, grazie, grazie, grazie. Ciao, ragazzi. Eh no, è mezza da cantare. Aspetta, intanto canto io. Allora, canta lei? Cantiamola tutti insieme però, giusto? Ecco. Allora, parlando di poesia, il mio poeta preferito è Totò. E allora, Carmè Carmè, tutto il cast, a lei. Tutti, vai, 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 tutti. Festa, perché poi dopo c'è la pubblicità. Signora, se può, ecco. Lascio un attimo la calza epifanica. Vedi, vedi la mia ragazza come ci tiene. Allora, se lei ci tenga, ci tenga.
Ora sta una primavera, metterà su in tuo cuore, con una smania fa l'amore, con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue in dall'occhio, pa mi remmere dell'occhio e non carre niente più. Carme, Carme, tu solo non mi basta, ma ce ne vorrei. Carme, io son che buona pasta, va contenta tutte e tre. Carme, Carme, io non lo faccio apposta, e tu che stai lì a sapere. Carme, Carme, ma è tenga a capa tosto, tosto, tosto con ma che non mi chiede rispondere amore, per ogni uomo tre mogliere stava scritto in tuo giornale, poi una legge speciale faccia ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poco, mentre la donna in abbondanza, ma ne voglio fare una panza, una ritoia fuori di me. Carme, Carme, tu solo non mi basta, ma ce ne vorrei. Carme, Carme, io son che buona pasta, va contenta tutte e tre. Carme, Carme, io non lo faccio apposta. Basta, ma ce ne vorrei. Carme, Carme, io son che buona pasta, va contenta tutte e tre. Carme, Carme, io non lo faccio apposta, e tu che stai a sapere. Carme, Carme, ma è denga capa tosto, tosto, tosto con me. Pubblicità. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Allora, vogliamo giocare? Facciamo così, se vinco io, tu mi dai un bacio. Se vinci tu, dai un bacio. Gol! Goal. Ah no, scusa, scusa, ho sbagliato. Ah, Ludovica ha buttato un caffè, grande. Grazie, Ludovica, non lo prendo. Ho fatto prima. Caffè? Sì, necessariamente. Ecco. Amore, vuoi un po' di caffè? Corto. Ecco qua, non giù fare. Volete il caffè? Grazie. Ecco a voi. Chi manca il caffè? No, te non lo voglio. Perché, scusa? Caffè? No, no, grazie, a me il caffè rende nervoso, però, sì. Passare pure ogni tanto. Prendi il caffè. Ehi, ma chi stai? Parkinson? Lo so, purtroppo. A me proprio il caffè rende nervoso. Io se lo piglio faccio. Cher, siediti. Cher Ludovic. Ho restituito il vassoio perché sennò dopo. Com'è? Ah, era buona. Ci tengo a ricordare a mia madre che sto vincendo. Si è svegliata la bada farina. Buonasera. Sono le 9:30. Guardi già. Sì. Guardi. Sentimi un buono, sono le 9:30. E stasera già cantato. Non hai capito più? Questa è la puntata dei pacchi, sì, ho capito. Allora, signor... vada. Ma non ti scordò? No. Perché casi no. Non lo ca... Ah, sì, no, so, eh. Sì, no. Allora, però bisogna fare i figli. Ci tengo a ricordare che il presentatore è lui, quindi è lui che piglia i pacchi. Io no, ormai sono... Bisogna fare i figli. Faccia allora, i figli. È già capito. Porti qualcuno con cui fare figli, con me. No, sì. Allora, bisogna un attimo spiegare la storia dei figli.
Delia, vieni un attimo. Vieni un attimo tu. Allora, tu ti metti qua. Tu sei l'uomo in niente. Io sono... Tu sei l'uomo in niente. Ecco qua, noi siamo i genitori del bimbo. E ci sono le due ragazze che stanno qui. Venite qua, venite qua. Bisogna spiegare la trama dei figli. Maria, Aprile, anche tu io, devi fare l'Anna Walter della situazione. Anna. Era una grande attrice che nel film appunto si commuoveva a fare... Sì. Lo spieghi suo marito che lei è sempre Maria, non Anna Walter. Sempre no, io. No. Antonio, ciao, come stai? Quanto? Un saluto ad Antonio. Allora, salutando. Saluto Antonio. Salutando. Allora, cosa succede? Io praticamente ho allevato questo bambino. Allevato? Ho che cresciuto. No, vabbè, abbiamo cresciuto questo bambino. Che però, diciamo così, non è il nostro figlio. Vabbè, è cresciuto, la... Fanno poche impressioni. Vabbè, non è, no... vabbè, non è il nostro figlio naturale. Ti assomiglia. Ma capisci chi da là? Sì, un momento. Allora, non è il nostro figlio naturale. L'abbiamo adottato, però, insomma, un po' così, così. Torna il padre naturale, che carta a mano. E dove sono le carte? Ah, eccole qua, aspetta. No, le carte, cazzo, no. Sapevo, chi... No, chi è? Le carte. Questa è la carta, non è... Ah, ma è lei che fa il cardillo. Faccia il cardillo. Faccia il cardillo. Faccia i due cardilli. Omaggio a Nunzia Marra. Che Dio l'abbia in gloria, grande Nunzia. Allora, sì, lui è il bambino. Tu che sei il padre vero, vieni qua e tu dici... Sei il padre vero. Sono sì, i padri, sì. Infatti vedo, ma no. Cosa è successo? No, ma no, aspetta, no, non con te. Ah. Un momento, no, aspetta, ecco, tenga. Allora, tu hai detto che ha malamente, ma se chiedi malamente non può essere mai opato. Hai capito? No, chi sono opato, non mi moccaccio! Ma questa è la ma cacciata! Opato che non ha cresciuto, sì, tu. Ma noi, che è il suo fratello? Lui è il naturale, io sono quello che la... Esatto. Lui è il chimico. Se me lo fanno dire. Ah, vabbè, allora non c'è, andiamo. Allora, vieni qua, allora, vieni qua. I cardilli sono belli, teniamo questi cardilli. E basta, posso guardare. A un certo punto vieni perché siamo una televisione che supporta la natura. Vieni in questo sempre. Vieni in questa corte. In questo zucolorio. E dici no, è la corte. Alla corte. Vieni, da lì dici. E dove stanno, scusi? Che cosa? Le corte, vengono no, a queste corte. No, è un portone. È un portone. È un portone. Ah, è un portone. Un portone. Che vuoi a tuo figlio? Cioè, no, questo mio figlio è un portone. Questo è mio figlio. Io sono un palazzo. Questo è tuo figlio, dici no, i figli sono sono pezze d'oro. Bravo, i figli sono i nostri, sono pezze d'oro. Tu quello che devi piangere. E gli hai tutto solo gli hai. Allora, ma da, pensi a da suo subito, da subito. Sì, sì, sì. No, adesso appena entra il malamente. Ah, tu dici. Io. Tutte e tre. Tutte e tre. Omaggio a Filomena Martola, sempre figli secondo. Allora, tu. Hai capito? Sconvolgiti, perché hai capito? Perché poi c'è sto malamente che sono pigliato. Che c'è, okay. Che c'è io? E tu dici, Ti faccio l'occhiolino e dici tutto. Okay. Tu dici in nome della legge. Fermo, in nome della legge. Ah, quello è mio figlio. Quello chi? Questo è tuo figlio. Quello è mio figlio. Ma quanto è brutto, ma quando mai? Bambolo. È brutto. Questo è brutto, questo è bello su lui. Guardate qua. Allora, noi stiamo qui pensando, capite, che com'è bello i bambini, com'è bello. E all'improvviso lui ci fa tremare. Quasi come un rombo di tuono ci fa tremare. Oh, allora noi stiamo qui, facciamo i fatti nostri. Tu irrompi. Io irrompo? Che mi devo rompere? No, allora, questa è la famosa come l'irruzione, sai, americana, no? Sai, i Far West, cosa? Quando irrompono i coloni, tu devi irrompere i coloni. Io irrompo i coloni? Sì, allora. Ma chi sono questi coloni? Ma io le scelgo, oddio, perché l'hanno pigliato? Allora, noi stiamo qui, diciamo, com'è bello il bimbo, com'è bello il bimbo. Bravo, fa sempre un ci sono gli uccellini pure che rompono i coloni, No, è nella corte ci stanno i... I rompicoloni? I rompi quelli che rompono i coloni? Tu ci fai tremare. Passa uno solo che rompe, a chi? Lui? Io dico, lui! Ma perché lo solo rompe? Mamma caccia! Dici, in nome della legge, in nome della legge, questo devi dire. Quello è mio figlio. In nome della legge, quello è mio figlio. Che carta è? E neanche carta! Aspetta, tu dici, tu, e dico, ma chi? Tutte e tre. Tutte e tre. E io piango. E tu piangi. E parte la canzone, però la canta Braucci, seriamente. Allora, noi stiamo qui. Bella. Assomiglia. Non assomiglia, però non fa niente, insomma. Non assomiglia. E quando c'è un telefono? Stava chiamando al telefono. Stavo aspettando. Possiamo. Aspettavo. No, insieme ai cardilli. Insieme ai cardilli. Tu ci devi rompere. Ok.
Allora, è perché sennò facciamo mezzanotte stasera. Allora aspetti Cardillo. Com'è bellissimo. Fermi tutti! In nome della legge! Iden che carta! Per scopo, ma capo no! In nome della legge, quello è mio figlio! Aspetta, ma non pigliare! In nome della legge, quello è mio figlio! Senza carta! Senza carta! Cioè, il carta in mano, ma senza parlare! Quindi con le carte in mano, senza parlare! Ah, si è difficile! Vabbè, quindi con le carte in mano, senza parlare! Amore, questo bimbo! Amore, come parlando questo bimbo! Amore, com'è bello questo! Ma io... Che le fanno solitario, oggi? E lei ha detto con le carte in mano, senza parlare! E allora c'è un problema di comunicazione! Ah, faccio per no, il problema ce l'hai tu! Pure? Come si è fatto? Dici quello è mio figlio e basta. Come si è fatto? Quello è mio figlio e basta. Si è fatto tuo figlio? Si è fatto che mio ne figlio? Buco, lei si è fatto sì. Mio figlio? Ma si è fatto a Marignano mio figlio. Mio figlio, allora vai. È mio figlio. Dice... Fermi tutti. No, in dice nome della legge, dice solo è mio quello è mio figlio. Ma è annanzi, dice il mio figlio. Ciao mamma, ricordo che sto facendo carriera. È bello, cullalo, cullalo, cullalo. Cullalo, cullalo. Fermi tutti, in nome della legge, quello è mio figlio e io qua c'ho le carte. Aspetta, non ti metto, non la impallare. Ti ho impallato? Aspetta, no, è naturale. Allora, okay. Ella è mio figlio, basta. Zitto. Ma chi? Tutti e tre. Oh, e qui parte la musica. Ok, va bene. Okay. Boh. Va bene. Ce la possiamo fare, eh? Ah, facciamo l'ultima volta e poi facciamo che aspetti Braucci. Cardilli. Braucci va a taglio, quindi, va bene? Le si è tagliato Braucci? No, che si è tagliato Braucci? Ah, vai. Ma che capisci? Dai figli della lancia meccanica che stiamo facendo. Adio, allora caspita, fammi capire. Le carte sono importanti. Sta vai, com'è bello, com'è bello questo figlio nostro, com'è bello. Fermi tutti, non le legge, io c'ho le carte, quello è mio figlio. Ma chi? Tutti e tre. Gino Braucci. E cosa si sapete, fai pure di fare buono. Facitemi a capire, la signorante, che sto sticcando e che vuoi da me? Parlate chiaro, annanzi a tutti quanti, che a tutti possono sentire e sapere. Chi è su piccirino? Io figlio mio, io sono là da bocca, mi ci ho dato. Quello che sono cresciuto sono stato io e non c'è legge che mi può lavare. Signore e figlio siete sosa pezze cuore e non sanno lasciare e se l'hai fatto tu casi signore. Ma lo pazienza che sto non lo fa. Denaro. E che ci fa questo denaro? E che fatica che me ne già fa? Ma mo capisco a sti lacrime amare ci vorranno prezzi e vuoi papà. E voi che state attorno non parlate. E tu l'unico mio che dici tu? La legge dice che stomaco è padre e non so niente e non so niente più. Signore, e figlio sei che sono pezze d'oro, e non sanno lasciare, che se l'hai fatto tu casi signore, ma non pazienza che se non lo fa. Mi malassi, te ne vai e te ne vai lontano a me e te ne scordi a me.
come faccio, cuore mio? Tu sai, in coppa una tengo sulla te. Ma stringi forte forte quei braccieri, non me lascia, non me vuole lasciare. Stasera sono più bello, sto più bello, che mi guardano quasi con pietà. Signore, e figlio sai che so pezzicato, e non sanno lasciare. Ti portatela tu, casi signore, l'ultima volta me lo fa abbracciare. Che commozione, che commozione. Che commozione. E infatti sto perdendo. 9-3. No, 9-5. Salute. Volevo ricordare a mia madre. Sei ancora in agnè. No, è perché, no, è congiuntivite. E tu stai sempre a saluto a mamma, tu quando la citti non riesci a vuotare. No, no, no. Allora, saluti, lei, venga con me, un saluto. Saluto. Ciao mamma. Ciao mamma. Ma la mia o la sua? A te. A me. A tu. No, allora, ciao mia mamma. A tua mamma, è normale. Ciao mamma. Allora. Mamma, i figli sono... I pezzicori. I pezzicori. Si dice così, però stanno pure i figli che sono pezzi, capisci mamma? Esatto. A mia mamma la sentenza. Si segga, damolo alla nostra Gaia. Gaia! Ha girato a fare legname. Devi andare? A fare legname. A fare che? Tu e ta sega. Segga! Ah. Ma si segga! No, si segga, si segga. Allora, ma io voglio sapere, ma parliamo di musica, no? Di ma musica. I giovani di oggi, che musica ascoltano? Oh, ma chi è? Venga. Che musica ascolta lei, per esempio? C'ha un cantante preferito? Io? No, mi piacciono un po' tutti. Un po' tutti, un po' tutti. A tutti non piace a nessuno. Allora, tu, a tutti... No, no, prego. C'ha un cantante... No, la musica di oggi le piace? Sì. Sì? Sì, sì. E invece vediamo un'altra domanda, possiamo? No, un attimo, dopo le domande. Questa era una intermezza, una curiosità, perché signora, sì. Lei che sta sempre a casa, no? Sì. Che musica ascolta? Secondo me ascolta classico. Ascolta classico, sì. Dici tu? No, sì. Che no. Classici? Nando Calone? Calone Nando? Chi è Nando Calone? Nando Calone. No, quello è Nando, quello è il cugino di Franco. Sì, Franco e Cicci. Mi piacciono molto le canzoni. Ci piacciono le canzoni? Romantiche. Tu sei romantica. Sì, anche quelle, sì. Anche quelle. Anni 60. Mi piace molto ascoltare Modugno e Mina, la signora Mazzini, che abbiamo detto. E le canzoni di quell'epoca. Quell'epoca. Sono, sì, perché mi ricordo. Una domanda, mi scusi. È suo marito? Mio marito? È mio marito pure, sì. Cosa ascolta? Quando ci sta. Quando ci sta? Quando ci sta. E chi ha canto? Quando ci sta a casa. Ah, quando marito sta a casa. Quando ci sta a casa. Veramente a lui piace seguire il calcio. Ah, ecco. Sì, non è sentimentale. Non è sentimentale. È una rosa passiva. Quella poi. Quella vanno usando. Quella è una rosa. Canzoni. Ma allora, bisogna fare, però, adesso devo presentare un ospite. Mannaggia, sto scappando. Chi stiamo mettendo? Mettiamolo in un posto dove non... È un supereroe. Quasi. Sì. Ma che Big Jim? Big Jim è un bambolotto. È un cantante, un cantautore. Ma sei un cantante perché sei un supereroe? No, è un... Big Jim. Allora, arriva il suo. Allora. Signore e signori, Luca Blindo! È un cantante. E chi? Luca Blindo è il cantante che deve venire oggi. È giovane. No, è un cantante, si chiama Luca Blindo, che canta una canzone del suo nuovo album. La canzone è blindata, quindi. Alla SIAE c'ha i diritti. Signori, Luca Blindo! Luca Blindo. Caro Luca, eccoci qua. Buongiorno, buonasera. Mi scusi la trasmissione, caro, mi scusi, ma sa com'è, noi siamo un po', ha capito, ci stiamo arrangiando a fare trasmissione, ci stiamo veramente arrangiando. Tra pigioni da pagare, a questi che Luca, non sono... Luca, l'album è pieno?
Sì, sì, è pieno, pieno. Allora puoi metterci una fotografia più? Troppo no, l'abbiamo completato. Allora, maestro Luca Blindo, perché lui è giovane ma ha già una carriera, no? Ci difendiamo, importante, ci difendiamo. Sì. Tante collaborazioni. Io non lo conosco proprio. Eh? Io non lo conosco. Tipo... falli parlare. Succede, succede. Signora! Io mi aspettavo il mantello, però. Tu sta zitta, H3. Allora, tu devi capire una cosa. Che questi ragazzi di oggi, queste signore, così... diciamo così, io li ho portati in trasmissione che voglio elevare, cose, ma non si sanno elevare questi ragazzi, capito? So, prima, per esempio, mentre stavamo facendo la poesia... ma che sono sti poesie, ma che sono sti fatti, ci stanno addormentando. I giovani non sono culturisti per niente. I giovani di una volta ora sono vecchi, come si dice? I giovani di oggi sono vecchi, di una volta sono vecchi. Luca, tu hai fatto questo album? Sì, eccolo, lo facciamo vedere. Ti ho portato una copia a te personalmente per ringraziarti per l'invito. E vedo anche la dedica, allora. Certo. A Frate Mottave, grande artista e persona, grazie, facciamo vedere la dedica. E Luca Blindo, Giungla d'asfalto. Yes. E qui ci sono 11 pezzi, tra cui vedo anche alcuni amici che hanno scritto canzoni, no? Vedo il maestro Campagnoli, sì. Mario Guida, e insomma, hai un bel bagaglio di esperienze e di collaborazioni. Voglio ringraziare dalle grafiche di Claudio Castaldo, gli arrangiamenti sul brano, sulla seconda traccia del maestro Campagnoli e Mario Guida che con me hanno scritto il brano di Mariuolo, e poi Rec, Mix, Master, Filippo Buccino che collaboriamo mai da anni. Per me questo è un album importante, è il mio terzo ufficiale. L'album della maturità, perché ormai siamo arrivati a 30 anni, quindi è un nuovo inizio, un nuovo inizio. La maturità si fa, non si fa la maturità. Non si fa, lei non ha mai, io non ho mai maturato. Quindi al momento di che non ha salutato mia madre prima saluta di entrare. Mamma, la mamma di saluti, ciao mamma. Ciao mamma. Ciao mamma, perfetto. Mamma, anche ciao la mia. Mia mamma. Ciao a tutte le mamme. Saluto a tutte le mamme. Ciao mamme. I bambini si stringono a più. Grazie. Luca, scusa. Succede. Ti ho promesso un grande spazio televisivo ed effettivamente un spazio a Russia ci sta. Un spazio ci sta. Spaziale, che non. Ma sta Luca Blindo pazzesco a carte. Perché Luca Blindo. Ha proposto un brugliano pure, cioè. Allora, come Superman, yeah. Luca Blindo! Grazie. Volevi un supereroe, Superman. Sono solo un uomo, Superman. I guai nella testa, sai perché? Ma adesso prendo il volo come Superman, yeah. Come Superman, come Superman. Adesso prendo il volo come Superman. Come Superman, come Superman. Bravo ragazzo con gli occhiali, vanno a sfidare me, hey. Super, super, come Superman. Super, super, come Superman. Super, super, come Superman. Come Superman, come Superman. Quando chi sti sordi mentre volo in coppa luna, perché sti lude i sussurdi allontani giù. Mi chiude in da musica come fosse scudo. E se me la forza, super, super, contro moon. Paura e sorda piccirilla mi è tenuta. Mi tengo spank, ovvero in da un minuto. Usando slang, e picciò tu stai muto. Per tutto questo, non sai quando sangue sputa. È matematica Newton, accento che cattiva. Fa malare in giro con madri pettonite. Mamma dice sempre vira chi sa fa con te. O meglio frate mi si chiama Kakashi. Volevi un supereroe, Superman. Sono solo un uomo, Superman. I guai nella testa, sai perché? Ma adesso prendo il volo come Superman, yeah. Come Superman, come Superman. Adesso prendo il volo come Superman. Come Superman, come Superman. Adesso prendo il volo come Superman. Sono un lavoratore H24. La gente qua muore senza un contratto. Sfruttati dal padrone sopra ad un cantiere.
Tu sei un supereroe che lotta tra le iene. Un pensionato ha lavorato tutta la vita, assente per lo Stato dopo la fatica. Paga da sempre le tasse, cittadino per bene, ma non riesce a mangiare l'elemosina a fine mese. È matematico Newton, agenda che è cattiva, fa malare in decire con ma grippe tonita. Mamma dice sempre vira chi sa fa con te, o meglio frate mi se chiama Kakashi. Volevi un supereroe, Superman. Sono solo un uomo, Superman. I guai nella testa, sai perché? Ma adesso prende il volo come Superman, yeah. Come Superman, come Superman. Adesso prende il volo come Superman, come Superman, come Superman. Adesso faccio giustizia come Superman. Chiami su Instagram, ti devo fare la storia. Se non è un microfono. Aspetta. No, mi faccio Luca Blindo. Cioè, gratità. Ripostami. Mo ti piace, mo. E io non l'avevo mai ascoltato. È molto bravo. È bravo. Hai capito? Complimenti. È bravo. Grazie. Allora, maestro, la ringrazio. Grazie a voi. Io voglio ringraziarti per l'ospitalità, perché dai opportunità a noi artisti indipendenti di entrare in TV, mandare dei messaggi e far, diciamo, capire ciò che vogliamo trasmettere. Infatti ne approfitto per salutare i miei allievi della Gay Dependence, Mela Di Maso la direttrice, che stiamo cercando di portare avanti un bel progetto, un bel percorso per il loro futuro sociale, che possa portare delle cose importanti. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie. Aggiornare un matrimonio. Qua è proprio così. Ah, così. Fabio. Che c'è? Ma tu stai vasando a tutto quanto, stai mamma, ma vuoi fornire o no? Vabbè, accompagno Luca fuori, non ci fa a casa, che lo capisci? Sono ragazzi. Intanto un messaggio per il sociale, dato che noi stiamo costruendo una piccola bisca clandestina, la televisione da oggi si chiamerà per Nicolò Fagioli. Non ti scuda mamma. Non ti scuda mamma. Allora. Dunque, ma vogliamo fare un po' di seri, che questa trasmissione sta divenendo roba. Ma noi siamo seri. Noi siamo seri. Il gioco delle carte è un gioco serio. Allora, non riesco a vincere una partita. Come Superman. Social, Instagram. Voi state su Instagram, signora? No, per carità. No, sto in colpa Instagram. Mia mamma è su Instagram, la mamma di Edoardo. Saluto. Saluto. Si chiama mamma Edoardo. La mamma di Edoardo. Bellissimo il nome. Allora, ragazzi, io vi devo dire che io mi sono innamorato. Di chi? Mica di mia mamma. Ma lei è fidanzato. È uno scoop. Sei fidanzato con me? Sì, con lei. Stavo per presentare. Non ti permettere. Mamma mia, non si può fare una cosa, so. Che notizia. Dico, mi sono innamorato della voce di Delia. Della voce di Delia. Non di... E anche di Delia. Ah, è anche di... Come sei tu. Non è che potete mettere sempre in giù, cioè. Ma lei sia più preciso con le parole. Come può uno scoglio arginare il mare? Piccola citazione. Ma non ci capito, la voce che le ti è piaciuta. La voce che l'altro ti è piaciuta. E a me non ti è piaciuta. Mi è piaciuto! Non lo credo! Glieli dia perché è la puntata degli schiaffi! Allora, Delia, vieni un attimo, Delia! Delia, venga! Allora, maestro, io le prendo un attimo. Prenda una carta. Allora, Delia. Ah no. Questa è una canzone. Sempre negli omaggi alle signore della canzone. È una canzone bella, ma anche rispettosa. Sì. È una canzone quasi a dispetto. Vi do una piccola chicca. È una canzone cantata in tutti i tribunali. Perché nessuno mi può giudicare. Esatto. Maestro, venga un attimo, le devo dire una cosa. Si mette un attimo lì. Guardi questo punto fisso. Guardi più in qua. Si sente. Ha preso bene. Ci pensa Braucci. Allora, Delia, la canzone, pensa, questa doveva essere lanciata da un uomo. Ma veramente? Da Adriano Celentano. Fu scritta per Adriano Celentano. E lui la ascoltò e la incise pure. Poi è uscita dopo, cantata. Però poi non l'ha portata lui al successo. Allora, quindi, nessuno mi può giudicare un omaggio a Caterina Caselli, il
casco d'oro della canzone italiana, perché quello napoletano è Nino Danci. È sul nuovo maestro. Bopo corno e paladino. Nessuno la può giudicare perché è bravissima. Delia! Ma un po' fa poche serie. Tanta gente che ce l'ha su con me, lo so perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima. Io t'amerò in confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Non ho il diritto di vivere come può. Per questo una cosa mi piace più. No. Sono tornata a te. Ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te. Ed è solo te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. C'è un contributo video dell'unico spettatore della puntata. I fatti suoi, lasci. Scusa Antonio! Sì, mi hanno comunicato che ci sono una miriade di cantanti e di cantante, che cantante è maschile, cantante è femminile, che fra di loro cantano le loro canzoni, fra cui anche, che vi posso dire, la Pavone che canta Mina che canta la Caselli, Patti Bravo che canta la Vanoni, per esempio a me ho sentito di recente Patti Bravo che cantava Fatti mandare dalla mamma di Ornella Vanoni. Direi che è stata proprio una bella interpretazione, anche perché se poi ci andiamo a mettere che Gianni Morandi ha cantato nel suo ultimo concerto e che mi piacerebbe tanto rivedere Basta un poco e la pillola va giù, diciamo che insomma si chiude, è un qualcosa di meraviglioso. E che vi devo dire? E che ste? Peccato solo una cosa, che l'unico spettatore è lui, e non mia mamma, che la salutiamo ovviamente. Da Palermo, figuriamoci. Ma perché tua madre ci guarda indifferita. Indifferita, che vuol dire? Cioè, ci guarda l'op, cioè ci guarda la replica su YouTube, eh? Sei proprio ignorante. Bravo. Indifferentemente! E noi per recitare la morte, ma c'è! No. No.
Non la rovinate. Non la rovinate. No, non la, no, però ma chi non la non vogliamo rovinate. Cantare qualche volta seriamente questa... Ma perché noi cantiamo... Ve la canterò nella quinta puntata. Nella quinta puntata. Ma noi ne abbiamo quattro. Appunto. Appunto. Allora, sembra quasi che sto a giorno del giornale. Partita a carta. Ma non è sti carta a mezz'ora, ogni ospite che viene. Ma non riesco a vincere. Questo è un centro, sai, questo è il centro Nicola Fagioli. E dobbiamo allora, giocare a carte. Dobbiamo ricominciare la partita. E vinto tempo io. No. Ma non si può, a parte che... Ora... Signorina, lei quanto ha perso? Vabbè, mica stanno giocando a soldi. No, niente proprio. Non stanno giocando a soldi. Allora, non stiamo giocando a soldi. Vabbè, andare, zitti. Allora, ma come signore e signori, vieni, share, vieni. Ora c'è, ecco, ora c'è un momento di arte pura, no? Prima abbiamo avuto Luca Blindo, la voce dei giovani. Adesso invece abbiamo un giovane che canta però canzoni. La canzone dei vecchi. No, dei vecchi, no. La canzone classica, la canzone all'italiana. Ecco, quella che piace a me. Quella che piace alla signora. Ecco, per esempio, se dico Claudio Villa, la signora... Ah, che bello. Scommetto che Antonio le ha dedicato un amore così grande. Sì. Io so, sono cose che non si possono... Allora, però dopo aver visto la partita, specifichiamo. Dopo, no, vabbè. Vabbè, ci sono momenti ci sono momenti e momenti. Allora, bisogna presentare questo ospite in stile varietà. Anche perché Claudio Villa, quando andava a fare le feste di piazza, era acclamatissimo. E adesso facciamo un attimo come se, appunto, ricreiamo il momento degli anni 50, 60, 70, quando Claudio Villa, il Reuccio, andava nelle piazze. Sai perché si chiamava Reuccio? No. Perché era il re della canzone. Però siccome dicevano che era basso, cioè era bassino, tutto. Effettivamente era Reuccio, un piccolo re. The Little King of Italian Song. Vai, allora, vai, signore e signori. Signori e signori. È con noi. Giuseppe Baldari. Giuseppe Baldari. Aspetta, non entrerà ancora Giuseppe, un momento, fagliela fare da sola. Vediamo com'è. Signori com'è. E signore. Signori, signore e signori. Signore e signori. A lungo. È mia mamma. Signore e signori. Aspetta, signore e signori è mamma di Edoardo. Signore e signori è mamma di Edu. Edoardo. Ciao, mamma. Ciao. È con noi Giuseppe Baldari. Ciao Giuseppe, diamo un microfono a Giuseppe. Oh, ecco qua. Buona canzone. Giuseppe, allora, Giuseppe è arrivato a Napoli oggi, ma tu in realtà vieni Giuseppe, fatti guardare quando sei giovane, quando sei bello. Questo ragazzo c'ha 17 anni. Sì. Hai capito? E già canti le canzoni di Claudio Villa. A parte che tu... Così dicono. No, ma tu sei bravissimo, io ti ho ascoltato più volte anche a Roma. E vabbè, abbiamo tanti amici in comune, sì, no? Tanti. Infatti possiamo... Ecco, questo saluto lo dobbiamo fare al gruppo a grande richiesta, tutto sì, Claudio Villa. Sì, salutiamo veramente salutiamo, con affetto. E salutiamo Anna Biaggiotti. Daniela Vallicelli, tutti tutto i vari componenti. Ciao Anna, ciao Daniela. Di Claudio e poi anche la famiglia Pica. Certo, come no. Patrizia, che io in particolare. Io su WhatsApp le manderò il video. La famiglia Pokémon. Di questa tua canzone. Va bene. Va bene? È un piacere. Possiamo? Certo, allora, dobbiamo. La dedichiamo alla signora Patrizia. Va bene. Questa canzone, Il tuo mondo. Il tuo mondo. Questa è veramente una poesia musicale. Ma però ti posso chiedere una cosa. Ma perché? Giuseppe Baldari, 17 anni, tu sei della Basilicata. Sì, sì, sì. Canta le canzoni di Claudio Villa. Bella domanda. No, perché poi, cioè, mi sorge la curiosità. È lecito. Che un cinquantenne canti le canzoni di Claudio Villa, è giusto. Invece noi facciamo il contrario, ai cinquantenni facciamo cantare il rap e ai diciassettenni Claudio Villa. Perché? Perché, diciamo, questa è una domanda che mi viene posta ogni qualvolta io la fanno apposta, sì. Ecco. Un'ospitata, un'intervista, perché? Perché mi piace questo genere di canzoni e penso che Claudio Villa ne sia stato il massimo esponente, su questo non c'è dubbio. E quindi poi, piacendomi il genere, interrompo un attimo. Dobbiamo ricordare al pubblico che lui è un ospite molto, molto, molto importante, perché viene da lontano per noi. Dalla Basilicata? Dici da dove vieni, perché quella è... Da Marconia di Pisticci. Ah, è venuto fino a qua per noi.
Per voi, per me, poi no, anche per me. Come dire, nella vita si possono fare anche tante scelte sbagliate. Tipo... Ah, perché è venuta qua ospite? Ja, terza puntata, non te la faccio fare. Giuseppe, scusami, Giuseppe, che le so. È un piacere. È un piacere. È un piacere fare scelte sbagliate. Mario, e poi voglio chiamare mamma se non bene la terza puntata. No, io faccio mia mamma, posso dire. Mettiamo un cartonato di mia madre. A proposito, lei si è presentato, buonasera, buongiorno, quello che l'ha salutato mia madre? Un saluto alla mamma di Edoardo. Ciao mamma! Prego. Ciao! Può io cantare. Io perché ho accettato di fare questa trasmissione? E te lo dico io i motivi qual erano. Uno per la famiglia Fiore, insomma, che... poi per Campania Felix, che è un'emittente appunto che è seguita, e terzo perché c'era la possibilità di avere un cast... E di salutare mia madre, eccezionale. Vabbè, di belli qui effettivamente... È seri? Non ce lo stanno! Vabbè, allora, Giuseppe Baldari, il tuo mondo. Infatti. Dopo ci facciamo una chiacchierata, sì, ma fanno... Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Ero un bambino, ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia e il dolore. Ricordo le imparate da te. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Grazie. Ma il bacio mo io lo devo dare io. Un bacio mo signora, pensi a suo marito. Ma che c'entra? Questo potrebbe essere mio figlio. No, signora, non approfittare che non c'è. Signora, no, perché, allora, Giuseppe, io dico solo una cosa prima di mandarti via, no? Cioè, brutto dire così, però se vuoi restare fino con noi, insomma, stai qua. Partitella? Ma che partitella? Ma che veramente stiamo a fare? Ma io ci devo rimettere due portafogli, tre scarpe e due orologi. Mi hanno preso tutto. Sono 10 anni che dico che io voglio fare uno spettacolo sul giovane Claudio Villa.
Lo faremo. E mo che ho trovato appunto un giovane che canta le canzoni di Claudio Villa. Questa è una cosa che penso io dissi a Riccardo Antonelli 10 anni fa. Sì, Riccardo. Lo dissi a Roma su un palco. E ancora dopo 10 anni questo spettacolo a Roma non si è fatto. Ma ora sto lì, il copione è quasi pronto. E quindi avremo il protagonista Giuseppe Baldari. Prima che se ne va anche lui. Anche lui. Un saluto. È un piacere. Certo, sono tutti bravi. Ritorniamo alla risposta di prima. Sì. Allora, perché Claudio Villa? Perché non è da vecchi, come è stato detto prima. Claudio Villa è un classico, diciamo, è un classico. E quindi il classico è sempre contemporaneo, non tramonta mai e va avanti. Bravo, e io cerco nel mio piccolo di tramandarlo alle nuove generazioni. Grazie, Giuseppe. Ottavio, grazie mille. Grazie anche dell'amaro, delle tue zone. Quindi che mi hai, di cui mi hai omaggiato, non possiamo dire la marca. È un piccolo pensiero. Della Lucania, quindi. Ciao Giuseppe, grazie! Ciao, ciao, buon viaggio! Allora, prendete questo qua. Allora, non dovete sempre fare questo. Ma infatti facciamo mica solo la scopa, la briscola è 7:30. Ma perché ci guarda da casa? Allora, ora abbiamo un altro momento musicale. Però stavolta si cambia un po'. Si cambia registro. Si cambia registro. Abbiamo avuto Luca Blindo. Abbiamo avuto, no, che stiamo. Abbiamo avuto Giuseppe Baldari. Sì, chi manca? Fermo. Ho fatto così. Ah. Abbiamo avuto Luca Blindo. Poi abbiamo avuto Giuseppe Baldari. L'asse è qua. No, sta qua. Ho perso la parola. E adesso abbiamo un ospite particolare. Un ospite particolare. Ci siamo incontrati quasi per caso. Quasi, però lui quasi. È quasi per caso, quasi quando per si dice caso. Il caso, togli il quasi. Quindi, e mette il caso. Allora, signore, vi siete incontrati per caso? Sì, sì. Alla fine sì. Allora, non è un quasi. No, erano quattro c'erano persone. Pure i neri. Sì, erano quattro qua fuori, sì. Sì. C'erano pure i neri. Per caso. I neri per caso. I neri per caso. Io per caso ho incontrato. C'è i neri per caso che cantavano. Ma lei ascolta anche i neri per caso? Sì. Oh, i neri per caso. Ma lei il rap lo ascolta? Io l'adoro il rap. Lei adora il rap. Adora il rap. E noi abbiamo rapper, cantanti giovani, cantautori che adesso verranno in trasmissione. Ah, quindi Io li ho voluti. Signore e signori. Rappano. Quindi quando cantano fanno così. No, mica sei, ma mica perché. Devo invitare Mariotto Longman. Il grande Mariotto, che signori. Per caso non c'è. Applauso. Siamo per caso. Ecco qua, grande Mariotto. Grazie. Allora, buongiorno a tutti intanto. Tu sei un'istituzione. No, è buonasera. Si dice. La storia del rap. Si dice. Si dice. Dicono. No, ma è così. Mariotto, allora. Grazie. Dopo Luca Blindo, Giuseppe Baldari, noi continuiamo con la musica, perché questa va è una benissimo. Puntata di varietà, di allegria, va poesia bene. E musica, musica e teatro. Allora, Mariotto. Dimmi facci tutto. Prima ascoltare una canzone che però canti con un altro artista. Sì, è un pezzo che ho composto con un rapper di Foggia, Razza MC, che salutiamo, e visto che non è potuto venire qua perché purtroppo lui abita a 180 km da qui. Però da Foggia ci starà guardando. Sicuramente. Diretta, questo brano si intitola Cosa vuoi da me? Cioè nel senso, la tematica dice... Il mio genere musicale è questo, faccio questo, se ti piace va bene, questa è una cosa che disse anche Lucio Battisti, io faccio cose, vi piacciono infatti, sì o no? Infatti, sì. Ecco, sì, questo sì. Dovrebbe essere il principio cardine di ogni artista, no? Infatti. Se non ti piace, non te la ascolti. Infatti. Come diceva Carosone, se mi volete sentire, alzate il volume. Oppure chi non mi vuole sentire non si arrasta la radio perché a me è un po' strano. Bravissimo, bravissimo. Allora, signore e signori, poi dopo ci facciamo una bella chiacchierata. Va bene, io va bene. Ti chiedo scusa a prescindere per il cast, insomma, questo abbiamo potuto recuperare. Hai visto? Saluto la mamma. Saluto mia alla mamma. Dobbiamo salutare. Ciao mamma! Buongiorno signora, un saluto forte. Buonasera, sono le 10 A me piace essere contorto su delle cose. Sì, Gaia! E sui 10 oggi, capite? Ma. Infatti. Sta aspettando la casa. Qua abbiamo un cortà di mamme. Vabbè. Mariotto, canta perché ci mettere proprio a posto la situazione. Qua mi pare che sto un gas. Ma che vuoi da me, fratello? Per le strade e per le strette, storie astratte, ma diverse, connesse, per un unico interesse, Mario T.
terrazza parlano di cose viste, di borghe e di viuzze, di tutto ciò che non resta, quello che ci circonda. Cavalchiamo l'onda, abbiamo la risposta ad ogni tua domanda. Vaghiamo alla ricerca della fratellanza, stiamo bene con poco, basta una pacca sulla spalla. Libri di vissuto a stento stiamo a galla, lasciamo sto messaggio sulla testa, basta costa farsa. Siamo GP e single corret, una mappa tirangap, usaccio che non do piace, ma questa musica nostra rappresenta la strada, rappresenta la strada. Tengo GPS incorporato, una mappa tirangap, usaccio che non do piace, ma questa musica nostra rappresenta la strada, rappresenta la strada. La Scuderia dei Rappers è un progetto mio che è nato nel gennaio 2020. Ho creato uno spazio culturale a Giugiano dove praticamente ho radunato un po' tutti i ragazzi con realtà difficili, devianza scolastica, eccetera, eccetera. L'ho radunati, li ho ospitati in questo spazio dove ho iniziato a insegnare loro la disciplina del rap, eccetera, eccetera. Fortunatamente sono riuscito a catapultare 30 di loro in questo mondo, fortunatamente, e questo progetto va ancora avanti, lo porto ancora avanti, sto cercando comunque mediaticamente di fare arrivare questo messaggio alle istituzioni, perché attraverso la musica l'alternativa esiste per i giovani. La sede dov'è? Si trova a Giugiano, Vico Maria Antonia Chianese, centro storico di Giugiano, adiacente il comune di Giugiano. E allora, adesso vogliamo presentare un altro ospite. Va benissimo. Che mi hai fatto conoscere tu. È stata tutta una conoscenza a ruote, capito? Sì, 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 sì. È un giovane cantautore, ha scritto questo pezzo che a me piace molto. Sì. Bisogna capire che cosa ha detto Simone, Caete Simone. È una storia lunga la tematica del pezzo. E questa lo deve raccontare in musica. A me viene i brividi addosso perché è una tematica bellissima. Cioè, voglio dire, una tematica del genere mi è successo la prima volta di ascoltarla tramite lui. E io che ti dissi? Quando l'ascoltai, voglio lui in trasmissione a cantare infatti, questo brano. Ti viene il brivido addosso. E quindi, salve MC! Salve MC della Scuderia dei Rappers. Oh, ecco, uno della Scuderia, salve. Buonasera a tutti. Prendi il microfono. Buonasera allora, a tutti. Io vi lascio il palco, salvo. Un momento. Va bene. Il saluto alla mamma di Giusto? La mia mamma. Ciao mamma. Saluti signora. Saluti signora, sì.
Mo se sta signore non ci offro a cena, l'ultima alla puntata, fine penso che... No, ma venite tutti, anche dalla Basilicata e facciamo tornare a parlare. Allora, quindi, c'è stata la poesia, l'omaggio a Claudio Villa, la sceneggiata, il rap, la voce della scuderia dei rappers. Salvo MC! Yeah. Sì, ma dai, non starei facendo sul serio, no? Era tutto uno scherzo. E non accade nulla che non debba accadere. Tu cadi dalla culla, bimbo, minchia a sedere. Nessuno ti dà nulla senza doverlo riavere. Strafatto sopra il palco, ti sei fatto due pere. Saranno sere nere come quelle di Tiziano. Io sono Salve MC, a.k.a. lo spinone italiano. Sì, proprio quello di cui parlavano. Lo sapevano, arrivavo da lontano e già mi suona strano. Di che parliamo? Lo stato nostro ci ha fottuto dentro il nostro stesso stato. Io proprio non so se sono stato, spode è stato claro. Magari fossi stato chiaro, a quest'ora non avrei parlato, bravo. Le ripeteva, batterava, parlava. Sì, ma io non l'ascoltavo, troppo impegnato a fare altro. E tra l'altro tu guardami pure giudicandomi dal basso verso l'alto. Io al massimo dall'alto del mio c***o, che non so più se provo più disprezzo di imbarazzo per te. Che non sei meglio di me se e lo sai che questa è la storia. Madonna mia che barba, che noia. Scende in gola come il fumo che ingoia. Lei mi fa capire che ne vuole ancora. E lo sai che questa è la storia. Madonna mia che barba, che noia. Scende in gola come fumo che ingoia. Lei mi fa capire che ne vuole ancora, ancora. Eppure Simone ha detto che si è rotto il cazzo di sta situazione. Troppi mai, troppi sei, troppi forse. Poi non so come, né quando, né dove. Da quel giorno ho ben capito come possono essere farse le persone. Ci so già cascato e come. Tengo la voglia di rivalsa che si oppone. Tra dire e fare c'è di mezzo mare di parole. Io provo e provo ma non trovo mai la soluzione. Salvo Boulevard, Papa Paradise, punta in alto. Ogni fallimento mio è un tuo traguardo. Mi guardi in faccia e c'ho la faccia da bastardo. Ti guardo in faccia e c'hai la faccia da codardo. Non ce l'ho con te, non ho nulla a riguardo. Sono tro easy dentro il rap, scusate il ritardo. Guarda vi sto salutando con la mano da lontano. Sto tagliando il traguardo e lo sai che questa è la storia. Madonna mia che barba, che noia. Scende in gola come fumo che ingoia. Lei mi fa capire che ne vuole ancora. Lo sai che questa è la storia. Madonna mia che barba, che noia. Scende in gola come fumo che ingoia. Lei mi fa capire che ne vuole ancora. Che ne vuole ancora. Ed è così che va. Salvo MC. Tempo perso produzioni. Per il 2021. Storia. Madonna mia che barba, che noia. Scende in gola come il fumo che ingoia. Lei mi fa capire che ne vuole ancora. Lo sai che questa è la storia. Madonna mia che barba, che noia. Scende in gola come il fumo che ingoia. Lei mi fa capire che ne vuole ancora. Che ne vuole ancora. Tempo perso produzioni su beat, bitch. Salvo MC. Grazie, grazie a tutti. Bravo, Salvo. Grazie davvero. E da casa sicuramente avranno tutti quanti capito il messaggio, arrivato chiaro, musicale e forte. È perfetto, sì. Come questo caffè. Grazie. Te l'ho portato e noi pubblicità. Facciamo la pausa caffè e poi ritorniamo per il finale. Alla prossima, Salvo Boulevard. Ciao. Mariotto. Take my hand, hold it tight, just like you do.
Vai. Buonasera, cari telespettatori. Ciao mamma, voi avete visto prima noi giocare a carte perché rappresentiamo il centro ludopatico Niccolò Fagioli per sensibilizzare la gente al gioco d'azzardo. Sì. Ecco, io sono venuto qui pensando di guadagnare qualcosa e invece... questo è il foglio dei debiti che ho fatto stasera giocando a carte. Devo 785 euro a Sharludovic. Ludovic? Cioè, è russo, vedi? 4 microfoni d'oro al maestro. Braucci. 4 guanti in lattice alla sua fidanzata. 7 scarpe nuove al bambolotto. Non so come. Senza lattice. Senza lattosio. Lei vuole i guanti leggeri? A lei. Le vediamo qui. 4 collanine d'oro. 2. Una fornitura di lana a vita. Maestro, per favore, una musica molto triste. E quindi ecco, io dico che il gioco d'azzardo è male. Mi sei giocato tutto praticamente. Io non ho soldi per pagare tutti voi. No. Però mia mamma sì, vado a farle una telefonata. A dopo. E adesso signori, non abbiamo Julia Roberts, ma abbiamo la persona che invece in realtà è un nostro futuro sponsor, che non è proprio Julia Roberts, è il fratello cugino. Un frate cugino, sì, lui fa il bagno schiuma. Neuro Roberts. Ottavio, un momento, puoi ospitarmi stasera? Okay. Ho chiamato mamma, ha detto non ti ritirare, quindi... Vieni a casa mia. Ma ascoltiamo i giovani. Ascoltiamo allora, i giovani. La voce a mezzo busto dei giovani. Non preoccupate, te faccio fare. Tu vuoi fare carriera? E vieni appresso a me. Ricorda mia madre che sto facendo carriera. Dobbiamo chiedere alla nostra voce a mezzo busto, tanto bella quanto acculturata. Oh. Intelligente. Intelligente. No. Allora, cosa pensa lei, voce a mezzo busto, del teatro? Teatro. Allora. Diciamo che molti pensano che noi giovani non andiamo a teatro e questo non è vero. Non è vero. Perché io al teatro ci vado. Ci passo. Ah, ci passo? Sì. Per andare a casa della mia migliore amica passo proprio per avanti un teatro, cioè in un vicoletto a destra. Comunque passo. Passo. Sì, 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 sì. Poi ho visto un sacco di spettacoli. Ah. Uno, per esempio, è il saggio di danza di mia cugina. Bello. 12 ore è durato. Cioè, 12 ore. No, comunque l'arte è vita per me, sì, sì. Ah, poi ho conosciuto anche il mio fidanzato, il mio ex fidanzato. Faceva... L'artista? No, faceva il bibitaro, quello che vende le bibite. Coca-Cola, sì. Come quello che poi è diventato politico. Magari. No, ma è quello che dico io, ma a questo punto, no? Dico, allora... Si cioè, faccia? Lei non... Certo, cioè, vabbè, fallo tu la domanda. Vabbè, ci penso io. Non ci va a teatro. Lei non ci va a teatro. Sì, vabbè, sì. Allora, no, però... Ci passa a teatro quando vado a destra, non a sinistra, perché a sinistra c'è la lavanderia. Bravo. Pure tu sei passi. Io lavoro nella lavanderia. Ecco, una domanda. Cosa pensa lei... Baciami piccina sulla... Poi lei ha fatto così, pensava che volesse... No, ok. Ma fa la domanda. Cosa pensa lei, voce a mezzo busto, della scuola? Non sarà andata a teatro, ma sicuramente a scuola. Certo, la scuola è importantissima. Io ci andavo sempre. Guarda la telecamera, ci fanno segno della regia. Perché non è un mezzo busto, è un tre quarti. Certo, se no, vale. Avete ragione. Io ci andavo sempre, tranne quando non ci andavo, va bene. Intanto non ci andavo. E poi ho fatto tutte le scuole che si possono fare. Tu le hai fatte? Tutte. Il linguistico, l'artistico. Ho fatto l'asilo, le elementari, le medie, le superiori e ora faccio il liceo. Scusami, faccio l'università. L'università della strada. Ah. La strada, a quella là. Strada? Quella lì che vai dritto, è piena, sempre trafficata. Quella. Sempre piena a via di Roma. Lei fa l'università a via Roma. Come la. Non è la prima traversa, no? Non è la seconda, è la terza, ti ricordi?
Ma tu andavi. Voi siete compagni di scuola, tu immagino. Andavi tutta sana, no? A mezzo busto. Ah, sì, 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 certo. Ti ricordi? Sì, 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 sì. E perché ti chiamano mezzo busto? Non lo so, no, forse sono questa bella. Questa è la fascia protetta. Ma... Non perché dobbiamo proteggerci dalle cazzate, ma dalle cose erotiche. No, che invece magari che questa è la puntata delle Io no, voglio dire. No, dico, ma io voglio un momento serio adesso in trasmissione. Ah, non vai con me. La ragazza si sta esprimendo, facciamola esprimere, no? Fatela parlare. Spremiti. Si sprema. Si sprema con convinzione. Lei è contenta di stare in trasmissione? Certo. Guardi che ha avuto molti followers. Quante infatti persone ho messo i video di tutti quanti. Fatto un sacco di follower. Si è ancora fatto intanto, le mie quattro con diciamo, la mia, no? Leggiamo qualche messaggio che è arrivato, no? Che abbiamo avuto dei messaggi? Forse sì, uno. Uno abbiamo avuto. Ah, è di mia madre, perfetto. Sì, infatti. Di mia madre. Ciao Edoardo. Ciao Edoardo. Vabbè. Ti ha voluto salutare. Ciao mamma. Allora. Uno solo. La linea non prende tanto aspetta, sono le 10:15. Quindi. Io ora devo andare a prendere. È arrivato con l'autista. Ah, Mina. Io mi ho detto che sarebbe. Ma ci sa, man. Vado a pia. Vado io. 1, 2, 3. Vado a Ti tocco per Mina. Prendere Mina in persona. In persona, mica alla posta. Sì, sì. Sei attento. Perché? La Mina scoppia. Ma no, Mina! Allora, non c'è più religione. Io dico che in televisione non c'è più religione, non si può più fare. Allora, guardi. Ma va a prendere Mina, mi raccomando. Per favore, prepariamoci. No, è l'emozione. Ecco, ecco. Come una mano, ce la fai? Gesù! Signori! Mina! Standing ovation! È Mina! Signora Mazzini, tenga... sì, io capisco il vostro entusiasmo. Signora Mazzini, tenga. Scelga una gara. Ho capito, sa, l'evento... L'evento, insomma, noi siamo... Sono cinesi? Eh? Sono cinesi? No, sono siamo napoletani. Poi lei ama Napoli, signora Mazzini. Non... Certo. Si, ma facete presentare. Un momento, Posso salutare mia madre? A me saluta mamma. Ciao, perché... mamma. Ciao, mamma. Ciao, sì. Mamma. Allora, grazie. Vai, chiamo Parrone a casa. Vai, chiamo Parrone. Signora Mazzini, noi siamo onorati. Siamo Venga. Contenti di averla. Padroneggi. Noi nella prima puntata abbiamo fatto un omaggio a. Volevamo. Che sangue certo. Della Maruzza. Ah, ecco. La gente, nasce. Mamma mia. Hai visto? No, è mia mamma. No, mamma mia. Buonasera, signora Stefani. Ecco. Chi è Stefania? No, è la mamma di sempre che posso, mi ha posso, posso mia stare qua? Può stare? Le puntate possiamo farle? Sì, sì, vabbè. Tre anni? Allora, scusate. Che vi ho detto che vi portavamo a Mina in trasmissione? Infatti, bravo, bravo. Però giustamente ora noi la facciamo andare via perché giustamente già è... No. Ciao. No. Come no? No, io... Già si è esibita. Ma non possiamo... Facciamo esibiscere. Mina, ma Mina, che c'è? Che mi chiami? Aspetta. O padrone casa. Ma non deve più i soldi perché Mina è Banuzzi. Aspetta. Mica possiamo chiedere a Mina di cantare. Ecco. Perché Mina? Mina, allora, signora Mazzini, poco. Un accenno. Certo. Mina ha detto di sì! Mina ha detto di sì! Allora, ce ne ha preso a lui! Sì, sì, no, signora Mazzini! E se Mina! E non ci va a caccio! No, lui è cinese, Allora, la signora Mazzini è contenta, ecco. Sì. Sai che da vicino fa un certo effetto? Mamma mia. Perché sa, stare vicino a un monumento della canzone italiana, lei è bellissima, nonostante appunto... Bellissima, stupenda! È stupenda! Grazie. Nonostante, diciamo... Che lei però riesce a brillare lo stesso, anche se abbiamo questa guaglione, gentilissimo. Dopo che paghiamo l'Enel, però... Però che canzone vogliamo far cantare a Mina? Un sempreverde, un classico. Lui mi vuole telefonare la mamma. Se telefona mia mamma. Non so se Mina può cantare se telefonando. Non telefona Mina. Signora Mazzini, certo. La può cantare? Sì. Lei ci fa questo onore?
Penso signora... di ricordarla ancora. Signora Mazzini, ma come ha fatto? Cioè, lei mi fa un onore, eh? Che bello. Che bello. Ci vogliamo sedere ad ascoltare Mina? Sì. Mina, vieni qua. Accomodatevi. Vieni qua. Certo. Tale qua, sì, sì. A posto. Vai, ascoltiamo Mina. Sì, ascoltiamo Mina. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Noi ci siamo emozionati. Il piacere è mio. Quindi, per chiunque volesse contattare questa mina, ci contatta. Chiunque voglia contattare Mina. Siccome sia Carissima, la portiamo fuori, andiamo a arrivederci. È stato un piacere. Arrivederci. Ma puoi parlare. Ma lo dica. Che cosa? Lo dica. Chi vuole salutare? Aspetta, fallo giù la porta. Se n'è andato. Elena del Gaudio! Grazie mille. È andata? No. Tante Elena, sei stata bravissima. Grazie. Una grande cantante. Grazie. Veramente, questo omaggio a Mina è stato veramente emozionante. Veramente, grazie. Sono contenta che ti sia piaciuto. No, ma penso sia piaciuto a tutti, veramente. Sì, abbiamo avuto Mina in studio. Ah. Come il famoso Mina in studio. Sì, vabbè. Mina in studio. Vabbè. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Mi saluti mia mamma? Ciao mamma, come si chiama mamma? Stefania. Ciao Stefania, ciao mamma Stefania. Stefania. Si chiama sempre Stefania. Sempre Stefania. È sempre la stessa mamma. È sempre là. Infatti la mamma ne è uno, chi lo guarda? Andia. Signor. Di nuovo. Prego, accompagna la signora. Accompagna la signora. Buonasera. Beh. Che?
Aurelio. Sì, ho capito. Sì, ah, ancora, come si chiama tua madre? Sì, sì, sto tornando. Io vado. Sì, sì. Un momento. Piano, piano. Anda. Ciao. Anda. Non ti pare che si qua. Poi ce ne c'è uno. È così bella scena questa cosa. A me. I compagni, e B. Ah, fidanzati, i compagni. Non gioco più. Ehi, baby. No, non fare quella faccia. Non gioco più. Me ne vado. Non gioco più. Davvero. La vita è un letto sfatto. Io prendo quel che trovo e lascio quel che prendo dietro me. Non gioco più, me ne vado. Non gioco più, davvero. La faccia di cemento. Parli e non ti sento, io cambio e chi non cambia resta là. Non gioco più, lascia stare. Non gioco più, ti assicuro. Se ti faccio male, poi ti passerà, tanto il mondo come prima, senza voglia girerà. Non gioco più, sembrava quasi belli, me ne vado. Ma davvero, non credere ai capricci di una foglia che col vento se ne va. Non gioco più. Ma qui non siamo a gran varietà e non è neanche mille luci. Dove le vedi queste luci del varietà? E non è la Rai, non è la Rai.